In Italia i malati di autismo sono circa 400.000, molti dei quali bambini. Li chiamano i piccoli della luna perché spesso distanti dal mondo e chiusi in un silenzio profondo. L'autismo è una malattia neuropsichiatrica per la quale non c'è ancora una cura definitiva e molti lati della patologia rimangono spesso oscuri. Per parlarne e sensibilizzare l'opinione pubblica, il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale dell'Autismo, illuminando di blu molti monumenti importanti. Noi, per l'occasione, siamo andati a visitare l'Orto di San Francesco, gestito da Autismo Treviso, un'associazione di genitori e di ragazzi autistici che 3 anni fa ha deciso di avviare questo progetto per creare spazi e momenti specifici, soprattutto extrascolastici, per bambini e ragazzi con questa delicata patologia, per i quali... E quindi noi abbiamo visto in questo luogo, che abbiamo attrezzato in maniera conveniente, adatta alla personalità dei nostri figli e alle loro caratteristiche, la possibilità di far passare il tempo del fine settimana e il tempo delle vacanze estive in modo molto produttivo, anzitutto piacevole per loro, distensivo, ma anche educativo, con momenti ben strutturati, con attività gradevoli ma anche in grado di far loro apprendere delle tecniche per la vita di tutti i giorni, anche banali come farsi un panino o preparare insieme una pizza, oppure anche lavorare un piccolo pezzetto di terra per piantare delle fragole o delle zucchine, ma anche fare attività all'aria aperta che comunque è sana, movimento, gioco, uscite. I nostri figli imparano anche ad andare a fare la spesa al supermercato. Otto ragazzi pieni di energia, di risorse che sono sì nascoste ma presenti, di silenzi carichi di significato, di un mondo interiore da intercettare e far emergere. Una vita fatta di sequenze, piccole, semplici, che messe insieme formano un'azione per noi magari banale o spontanea, come mangiare, lavarsi i denti, dar da mangiare ad una capretta. Pazienza e passione di genitori che hanno dovuto imparare un linguaggio d'amore per i loro figli e che non smettono di crescere insieme a loro. Abbiamo fatto un percorso di condivisione di tante sofferenze ma anche di tanta formazione e questo ci ha permesso anche di capire come avviare questo progetto in maniera efficace. Poi la fiducia reciproca che avevamo, anche questo ha permesso di poter sensibilizzare il territorio e di condividere, dividere equamente tutte le risorse per il bene dei nostri figli. Vengo da un altro pianeta, da un'altra dimensione. Conosco il mondo e le sue bugie che contano. Nascere, crescere, poi morire. Un mondo fatto di silenzi, ma anche di sguardi d'amore, di piccoli segnali e passi che danno nuova forza e nuova speranza. Naturalmente per questo è necessario che ci siano degli educatori adeguati, quindi noi che ci autofinanziamo, siamo riusciti a creare un gruppo di persone, a cominciare dalla psicologa responsabile, consulente, una serie di educatori e di professionisti comunque che sono capaci di seguire i nostri figli formando una vera e propria equipe in contatto costante con l'associazione e quindi il gruppo dei genitori e in questo modo crediamo di avere costituito una
realtà che può anche servire da modello per altri gruppi di genitori che vogliano anch'essi riempire questo vuoto e proporre alle istituzioni la possibilità, con risorse relativamente limitate, di fare moltissimo per i nostri figli. L'Orto di San Francesco è nato per dare una risposta alle esigenze dei nostri figli, però è nato anche come un modello per altre famiglie, per dimostrare che un'esperienza del genere è possibile, che possiamo aiutare i nostri figli in maniera adeguata, e, usando anche le risorse delle famiglie, e quindi è un modello anche di incoraggiamento per tutte quelle famiglie che si sentono sole, che si sentono isolate, che non sanno cosa fare con i propri figli. E, è anche una speranza per il futuro, che di poter costruire per i nostri figli un futuro migliore, dove possano essere più autonomi, che possano avere anche un futuro dignitoso e che venga rispettata anche la loro diversità. C'è un senso a tutto, c'è un perché. Yeah.